È ancora alta la tensione in città dopo la maxi rissa dello scorso 13 agosto a Saione, quartiere alle porte del centro storico di Arezzo, per la quale sono finiti in manette 5 uomini di origine nigeriana. Adesso arriva il giro di vite sulla movida aretina, con misure restrittive per il consumo e la vendita di alcolici, considerati un aggravante nelle vicende di sicurezza e decoro. La giunta e la maggioranza sta lavorando a questa ordinanza ormai da 3 settimane. La nostra intenzione iniziale era leggermente diversa. Poi via via che passava il tempo e sempre più episodi difficili da anche solo da capire si sono succeduti, e alla fine la stretta finale è oggi. Il provvedimento, che avrà una durata iniziale di 1 mese, interesserà soprattutto la parte murata della città ed alcune zone considerate calde. Cominciamo dal consumo. Non sarà più possibile consumare alcolici e superalcolici negli spazi pubblici e anche in quelli privati adibiti al passaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si potrà più bere birra per strada, molto semplicemente. E questo è un provvedimento che abbiamo adottato, restrittivo, dalle 19 alle 7 di mattina. C'è poi la vendita per asporto, che vieta dalle 21 alle 7 di mattina invece la vendita per asporto di alcolici e superalcolici. E infine, e questo è il provvedimento forse più che creerà più discussione in città, mi immagino, la riduzione del periodo di somministrazione di alcolici dei locali di pubblici esercizi, che è limitata fino all'1 di notte. Quindi dall'1 alle 7 di mattina non si può somministrare alcolici e superalcolici nei locali che abitualmente lo fanno. Tengo a precisare che il divieto di consumare in luogo pubblico aperto al pubblico è ben previsto in una parte ristretta della città, mentre tutto il resto, cioè il divieto di vendere per asporto, il divieto di somministrare, è ovviamente in tutto il territorio del comune. Ogni esercizio dovrà affiggere un cartello per indicare il nuovo divieto. Sono previste sanzioni per coloro che non lo esporranno. Ovviamente multa anche per chi consumerà o somministrerà bevande alcoliche. Allora, le sanzioni sono diverse. Per chi consuma sono di 100 euro. Per chi somministra o vende per asporto sono di 200 euro. L'ordinanza è già pronta. Adesso attende l'ok del prefetto per entrare in vigore. I divieti valgono con l'eccezione delle zone autorizzate, deroghe che potrebbero interessare anche i quartieri della Giostra del Saracino per la settimana del quartierista. Però anche lì c'è un cattivo uso dell'alcol, lo sapete benissimo tutti. C'è anche un impegno dei quartieri a far sì che questo venga sempre più ridotto. Hanno messo in pista anche loro dei controlli, quindi ora ne dobbiamo riparlare ovviamente con gli aventi titolo e quindi con i rettori.